Buonasera a tutti voi che state seguendo Padre Pio TV. Naturalmente le immagini, come di consueto, in questi sabato sera da aprile ad ottobre vi giungono in diretta. In diretta da un luogo che da sconosciuto che era, è diventato uno dei centri più importanti del mondo per quel che riguarda la voglia di riscoprire la fede attraverso un uomo, attraverso una persona semplice, umile, che ha donato al mondo intero la forza del suo esempio. Parliamo di Padre Pio che amava la Madonna. Avete sentito anche poco fa, a proposito della preghiera mariana, del rosario, appunto, quella frase che Pace e comincia bene a con il tutti, rosario, è la carissimi fedeli sintesi della comuni, fede e benvenuti a San sottolineo Giovanni Rotondo, innanzitutto questo aspetto, benvenuti in proprio questi luoghi perché di in questi spiritualità giorni abbiamo legati all'esempio avuto e alla anche santità di il Padre Pio dono da di Pietrelcina un'enciclica e alla sulla forte luce della devozione fede, dunque anche verso la Santa attraverso le Vergine Maria, luci delle qui venerata fiaccole in con il questo Cristo rosario delle che sta per grazie. cominciare in una forma così Chiediamo questa suggestiva e sera a San intensa, Pio di possiamo aiutarci a vivere riscoprire con fede il nostro autentica dovere, ma anche questo il momento privilegio di di preghiera essere anche mariana. noi luce per Fra l'umanità poco la tutta, mamma nostra sull'esempio di sarà Maria. presente in mezzo a noi, nel segno dell'immagine di Santa Maria delle Grazie. Ancora una volta ella concederà udienza a noi, suoi figli, e dispenserà per tutti grazie e benedizioni dal cielo. Prepariamoci ad accoglierla con cuore fiducioso, con il canto del Regina Cieli. Oggi a guidare la fiaccolata mariana è Don Vincenzo d'Ercole. Amen.
Ave Signora, Santa Regina, Santa Genitrice di Dio, Maria, che sei Vergine fatta Chiesa ed eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrata insieme con il Santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito, tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ave, suo palazzo, ave, suo tabernacolo, ave, sua casa, ave, suo vestimento, ave, sua ancella, ave, sua madre. E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nel cuore dei fedeli, perché da infedeli, fedeli a Dio, li rendiate. Ave Vergine Santa delle Grazie, a te affidiamo ogni nostra domanda, ogni nostro desiderio, ogni nostro bisogno. A te ci affidiamo, sicuri di essere ascoltati ed esauditi. In te, che sei la madre di Gesù e la madre nostra, noi confidiamo e speriamo. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio, prega per noi. Misteri luminosi. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio, prega per noi. Secondo mistero luminoso si contempla il miracolo di Gesù alle nozze di Cana. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai suoi servi: fate quello che vi dirà. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio, prega per noi. Nel terzo mistero luminoso si contempla la predicazione di Gesù con il richiamo alla conversione. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio, prega per noi. Discendo la sera, Ave Maria,
quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Venne una nube e li avvolse e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognosi della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio, prega per noi. Il mondo suonora a Sant'Agostin, esalta in Ave, Ave, Ave Maria.
quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Gesù, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi». Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum de nobis hodie, et dimitte nobis vita nostra, sicut et nos dimittimus vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Gloria Patri et Filio et Spirito e Santo, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio, prega per noi.
Dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate, sfavillate con essa di gioia, tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Nello scenario suggestivo che ci raccoglie su questo monte, dove ciascuno di noi è salito per incontrare Dio e venerare San Pio, ben si addice il passo del profeta Isaia, che descrive bene la Gerusalemme, città della pace, città del grande re. Il profeta non si priva di descrivere questa città con le caratteristiche di una donna, di una madre, donna e madre che accoglie i figli in una città protetta. Quello che il Pio ebreo è chiamato a compiere ogni anno attraverso il pellegrinaggio è quello che noi facciamo, non solo nella vita di ogni giorno, ma anche quello che abbiamo compiuto oggi, salendo qui a San Giovanni come pellegrini di fede. Per trovare che cosa? Una madre che accoglie i suoi figli. Saliamo con il lutto, il dolore, la sofferenza, le angosce, tutto quello che il nostro cuore ha dentro per consegnarlo nelle braccia di una madre che allatta i suoi figli, che li prende tra le braccia e li nutre. Una madre, come dice il Salmo, che ci permette di essere come bimbi svezzati nelle sue braccia. In questi giorni il Santo Padre ci ha consegnato l'enciclica scritta a quattro mani, un'enciclica che ci permette di cogliere all'interno di
di quella struttura presentata ieri come Lumen Fidei, luce della fede, quella fede che gli uomini della ragione chiamano come elemento occultante. La fede mai si permette di denigrare o impoverire la ragione, anzi, la luce è la forza che permette alla cecità di vedere. Una bella enciclica che avremo certamente modo di conoscerla in profondità, quella fede capace di illuminare tutta l'esistenza, una fede che prende noi e che ci dà la forza di salire, una fede che è in grado di valorizzare la ricchezza delle relazioni umane, la loro capacità di mantenersi, di essere affidabili, di arricchire la vita comune. Il Santo Padre ben 13 volte cita questa espressione insieme con bene comune, vita comune e bene comune, in questo testo della Lumen Fidei. 82 pagine scritte a quattro mani. Ieri commosso nel vedere questa cornice storica di cui noi tutti siamo stati protagonisti, non è di tutti i giorni o di tutti i tempi, vedere un prima e un dopo che si abbracciano e che nel nascondimento caratteristico di chi porta dentro una fede donata sa traghettare la Chiesa presiedendo la carità. E questo ci dice che la fede non è un fatto privato, lo ha ribadito il Papa in questa bellissima enciclica. La fede è legata all'ascolto. E chi come nostro padre Abramo e chi come Maria, che segna, potremmo dire, l'insieme tra il Primo Testamento e il Secondo Testamento. Una fanciulla che si è posta all'ascolto. La fede è legata all'ascolto. Abramo non vede Dio, ma sente la sua voce. Maria è raggiunta dall'angelo, non vede Dio, ma vede il messaggero di Dio e si apre alla novità di Dio. Pensate voi che Maria non avesse una ragione per chiedersi come mai a me? Eppure si è lasciata condurre docilmente dalla voce del suo messaggero. La fede è la risposta a una parola che interpella. Beata te, Maria, dirà sua cugina Elisabetta. Maria, un nome che coinvolge la persona. Non è ciecamente che Maria ha accettato l'invito del Signore. Non è ciecamente che Abramo lascia la sua terra e va in una terra che il Signore ha preparato per lui. È la risposta a una parola che interpella personalmente, a un tu che ci chiama per nome. Sì, cari fratelli e sorelle, questo è il miracolo della fede: spogliarsi dell'io e accogliere il tu di Dio, spogliarsi delle circostanze che racchiudono la nostra persona
e permettere a Dio di agire in noi. Ecco Maria, quella donna che Isaia ha saputo descrivere nella Gerusalemme. Maria è colei che genera fede e gioia. Lo ricorda il Santo Padre in questa ultima enciclica. Nella madre di Gesù, infatti, la fede si è mostrata gioiosa di frutti. La fede appariva come una luce illusoria che impediva all'uomo di indagare, vivendo all'ombra della ragione. Non è così. Questa enciclica, già preparata nella sua prima parte da Benedetto XVI e continuata da Papa Francesco, è il segno per tutti noi che la fede è qualcosa di grande se vissuta nella semplicità e nella docilità ad una parola che interpella l'oggi della nostra storia e della vita di ogni giorno. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exsulis Spiritu Dei, a te sospiramus, gementes et Padre del cielo, Dio, abbi pietà di noi.
Preghiamo. O Dio,
che nel mirabile disegno del tuo amore hai voluto che Maria desse alla luce l'autore della grazia e fosse in modo singolare associata all'opera della redenzione, per la potenza delle sue preghiere, donaci l'abbondanza delle tue grazie e guidaci al porto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordiamo ai pellegrini gli orari delle sante messe di domani, 7 luglio, 14ª domenica del tempo ordinario. Chiesa Santa Maria delle Grazie, alle ore 6:30, 8:30, 16:30 e alle ore 19:30. Chiesa San Pio da Pietrelcina, alle ore 7:30, 10, 12 e alle ore 18. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio Padre misericordioso, per l'immenso amore verso la madre del suo figlio, vi doni la salute dell'anima e del corpo. Amen. Gesù Cristo, frutto del grembo virginale di Maria, vi conceda ogni virtù e dono per rendervi più graditi al suo cuore. Amen. Lo Spirito Santo vi doni la dolcezza della pace e vi unisca in operosa concordia in seno alla Chiesa Madre. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.